Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore, Consiglio Nazionale della Sanità, che è qui insieme a me oggi. Diamo il dato del bilancio di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è 75.528, con un incremento rispetto a ieri di 1.648 pazienti. Di questi 3.981 sono in terapia intensiva, 27.795 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte dei pazienti positivi, 43.752, pari al 58% del totale, sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo 812 deceduti, purtroppo, e il totale dei guariti è di complessivamente 14.620. Rispetto a ieri, le persone guarite sono 1.590, il numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l'emergenza e è iniziata la diffusione del virus nel nostro Paese. Per quanto riguarda i pazienti trasferiti con la CROSS, la centrale remota di soccorso sanitario, oggi i pazienti trasferiti sono dalla Lombardia 94, i dati sono 54, quindi sono due in più rispetto a ieri, 54 pazienti positivi al coronavirus e 40 negativi. Purtroppo oggi erano previsti il trasferimento di altri 6 pazienti verso la Germania. Per un problema di ordine tecnico, di sanificazione dell'aereo, non abbiamo potuto disporre il trasferimento dei 6 pazienti che recupereremo domani. Per le forze in campo voglio ricordare ancora una volta lo straordinario impegno del nostro volontariato di protezione civile. Circa 11.805, sono 11.805 i volontari che sono impiegati nell'emergenza, a cui si aggiungono le forze di polizia, le forze dell'ordine e le forze armate, oltre che il personale sanitario. Altro dato che vi voglio dare è quello aggiornato sulle donazioni. Sapete che è aperto un conto corrente per le donazioni in favore del Dipartimento della Protezione Civile. Questo conto corrente verrà utilizzato per l'acquisizione di DPI per il personale sanitario, per l'acquisto di ventilatori e per l'acquisto di altri dispositivi medicali. Oggi siamo arrivati a 63.894.300 euro, il dato fino a poco fa raccolto sul nostro conto corrente. Voglio ringraziare tutti quanti gli italiani, tutte le aziende, tutti coloro i quali hanno voluto fare donazioni piccole e grandi per fronteggiare l'emergenza. Oggi abbiamo dato corso anche alla installazione di un ospedale da campo nella Regione Marche delle Forze Armate, in particolar modo della Marina. Voglio ringraziare il COI, voglio ringraziare il Ministro Guerini e tutto quanto il Ministero della Difesa, ovviamente anche la Marina Militare che ha messo a disposizione questo ospedale da campo che in 72 ore sarà installato. Avrà 40 posti di degenza ordinaria e 2-3 posti di terapia intensiva. Funzionerà grazie al personale militare. Per quanto riguarda la terapia intensiva, provvederemo a inviare dei medici della task force per garantire il funzionamento della terapia intensiva. Oggi abbiamo fatto anche un'altra attività, un'attività importante per quello che riguarda la protezione civile. Formalmente la Regione Lazio e l'Istituto Spallanzani hanno preso in carico il laboratorio di alto isolamento e biocontenimento dell'ospedale Spallanzani. È un laboratorio che contiene 10 celle ad alto isolamento e anche un laboratorio che potrà essere impiegato in futuro, un laboratorio biologico al massimo livello di sicurezza BLS4, e è una struttura che è stata realizzata
partendo dai tempi della SARS, è una struttura, una delle poche a livello mondiale che potrà essere utilizzata per lo studio e la cura delle malattie molto infettive come Ebola e altri virus particolarmente aggressivi. Quindi la Regione Lazio lo ha preso in carico, lo utilizzerà, è un patrimonio del nostro Paese, permettetemi di dire anche dell'Europa, perché noi riteniamo che, essendo un unico realtà, struttura, nel momento in cui sarà pienamente operativa, potrà mettere a disposizione dei paesi europei posti in quella struttura e potrà essere utilizzato anche per la ricerca medicine e cure particolarmente innovative. E poi vorrei anche ricordare che il dato di ieri del numero delle persone denunciate dal Ministero dell'Interno, solo ieri sono state denunciate 6.550 persone che hanno violato l'obbligo di quarantena, e tra questi anche delle persone positive. Questo è un comportamento che non va tenuto per evitare il contagio di altri connazionali, ma soprattutto anche perché ci sono delle conseguenze penali molto importanti. È importante che ognuno di noi rispetti quelle che sono le indicazioni dell'autorità, si segua l'indicazione di rimanere a casa, di uscire per lo stretto indispensabile per i casi previsti dalla norma, perché solo attraverso il rispetto di queste misure noi riusciremo a sconfiggere questo virus, ci auguriamo il prima possibile, nei tempi comunque che sono previsti e sono ipotizzati anche dai nostri scienziati. Mi fermerei qui col mio intervento, darei la parola al professore Locatelli. Prego, professore. Grazie, dottor Borrelli, e buonasera a tutti. Io partirei esattamente dalla coda, cioè da quello che ha detto pochi istanti fa il dottor Borrelli, per sottolineare come anche in questa giornata stiamo assistendo a dei dati che, con la sola eccezione dei pazienti deceduti, ma ho ripetutamente detto che per vedere un effetto su questo, che evidentemente è il dato che più ci interessa, abbiamo tuttavia bisogno di un intervallo temporale maggiore. Avete sentito dei dati che sono esattamente in linea e nella stessa direzione di quelli accumulati negli ultimi giorni, cioè dire, cala il numero dei soggetti che risultano positivi, pur a fronte di un numero di tamponi realizzati che non è certamente inferiore rispetto a quello che veniva realizzato nelle altre giornate. Il numero di coloro che hanno bisogno di essere ricoverati nelle terapie intensive non è più così marcatamente alto come lo è stato agli inizi della scorsa settimana. In più, e per questo ringrazio il dottor Zoli della Regione Lombardia, mi prendo il privilegio di condividere con voi il dato che viene proprio da quella che è la regione maggiormente interessata dalla situazione epidemica. In particolare nelle aree di Lodi piuttosto che di Bergamo, che ben sapete essere state le due aree della regione maggiormente colpite, il numero di eventi respiratori infettivi per i quali sono stati chiamati mezzi di soccorso della Lombardia è marcatamente ridotto, addirittura rispetto a giornate attorno al 14-15 di marzo siamo alla metà del numero di interventi richiesti sul territorio. E questo ancora una volta ci racconta e conferma
di quanto le misure di contenimento sociale che sono state intraprese, per quanto abbiano condizionato in ognuno di noi delle restrizioni sociali e nella nostra, chiamiamola pure, libertà individuale di relazionarsi con gli altri, abbiano avuto un effetto assolutamente importantissimo. E quindi quanto diceva il dottor Borrelli, cioè a dire sulla necessità di continuare a essere rigorosamente aderenti senza deflessioni a queste norme, deve essere sottolineato a chiarissime lettere. È assolutamente importante non abbassare la guardia, e quel numero di persone che vengono a essere denunciate per comportamenti perseguibili, spero che seguirà esattamente il trend dei pazienti contagiati, cioè a dire che andrà ulteriormente a deflettere il tutto in qualche misura, riflettendo quello che credo possiamo a buon diritto definire un buon senso civico di comportamento, di responsabilità. Perché proteggere gli altri vuol dire proteggere se stessi e viceversa, proteggere se stessi vuol dire proteggere gli altri. Ed è evidentemente una sorta di obbligo morale che ognuno di noi ha. La seconda riflessione che condivido con voi questa sera riguarda la parte degli studi clinici, perché ho ripetutamente sottolineato come nella straordinarietà della situazione epidemica si fosse identificato un percorso di valutazione e di approvazione degli studi clinici del tutto unico e singolare per garantire la massima agilità e la velocità nell'attivazione degli studi. Bene, ho il piacere di comunicarvi, e ovviamente nel comunicarlo a voi lo faccio a tutte le persone che vivono in questo paese, che sono stati attivati addirittura già 6 studi clinici e altri 2 hanno avuto il parere favorevole dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare della CTS di AIFA, e adesso tra poco verranno ulteriormente attivati. Tra questi è importante sottolineare 2 studi, a mio parere, perché il primo è quello promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per testare diversi approcci di terapia farmacologica per prevenire la replicazione virale. Uno studio, come si dice, a multi braccia, cioè a dire a multipli gruppi di trattamento, che arruolerà un numero di pazienti decisamente molto alto e che ci consentirà di avere delle risposte solide, robuste, definitive sull'efficacia di varie strategie farmacologiche. L'altro studio che voglio citare è uno studio pure controllato, cioè con il principio della randomizzazione, se preferite dell'attribuzione a un diverso gruppo di trattamento, che andrà a investire i pazienti che vengono gestiti domiciliarmente. Questo ancora una volta vi dà un'idea precisa di quanto è efficiente il sistema italiano in termini di attivazione di studi non solo in ambito ospedaliero, ma addirittura a livello domiciliare. La terza e ultima riflessione la dedico al discorso dei laboratori che nelle varie regioni sono impegnati nella diagnostica molecolare
della infezione da coronavirus, perché qualche giorno fa qualcuno di voi aveva dato un numero che già era assai elevato di laboratori attivati sul territorio nazionale, avevo parlato di 77. A oggi questo numero è stato implementato a 126 e di nuovo questo vi racconta quello che è lo sforzo che viene profuso a tutti i livelli. E anche qui è importante sottolineare che non c'è una singola regione di questo paese che non abbia almeno un laboratorio regionale di riferimento. È ovvio che le regioni più popolose e in particolare quelle dove maggiormente è impattata l'infezione epidemica hanno più laboratori, ma tutte le regioni italiane sono assolutamente coperte in questa prospettiva. E quando parliamo di laboratori per la diagnostica molecolare, in qualche modo introduciamo anche il concetto che si è lavorato anche sulla validazione dei test che possono permettere di accorciare i normali tempi necessari per l'identificazione dell'RNA virale e che, mi ripeto, rappresenta il golden standard per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, ma anche si sta lavorando nelle varie regioni e con un'interazione stretta con il Comitato Tecnico Scientifico per la validazione dei cosiddetti test serologici, che saranno importanti per definire quella che noi chiamiamo la sieroprevalenza, cioè dire la percentuale nelle varie aree geografiche del nostro paese di soggetti che presentano nel loro sangue degli anticorpi. Ci focalizzeremo in particolare sui cosiddetti anticorpi neutralizzanti perché sono i più efficaci nella risposta umorale contro il virus per determinare esattamente quella che è stata la diffusione e anche per ottenere informazioni rilevantissime su quello che può essere l'immunità di gregge, magari anche utilizzando queste informazioni per elaborare strategie fondate quanto più possibile su dati solidi per far ripartire il paese, soprattutto per quelle che sono le attività produttive, perché evidentemente il bisogno è quello di contemperare la tutela della salute che è prioritaria, ma anche gli aspetti di economia che nel nostro paese evidentemente hanno bisogno di essere considerati per evitare problemi che invece a quel punto potrebbero essere pertinenti a una situazione economica difficile. Grazie. Grazie, passiamo alle domande. Buonasera, sono Cecconi del TG3, mi leggo proprio al discorso dei test. Intanto voglio capire i test sierologici, se saranno fatti a campione, a chi saranno fatti. Poi la Germania recentemente ha utilizzato anche i laboratori universitari per dare una mano, diciamo, per esaminare più test e più tamponi. È stata un'ipotesi presa in considerazione, è un'ipotesi che può essere presa in considerazione anche in Italia per aumentare appunto la capacità dei nostri laboratori. Grazie per la domanda. Riparto da un concetto che pertiene alla fisiologica risposta immunitaria rispetto a un'infezione virale. È chiaro che la comparsa
degli anticorpi ha una certa latenza rispetto all'infezione e addirittura alla comparsa dei sintomi. Quindi il ruolo della identificazione di una sieropositività serve, come ho appena sottolineato, più per definire il tasso di sieroprevalenza, quindi di diffusione dell'infezione, e anche per avere poi un'idea che ci consentirà di ottenere informazioni utili anche per valutare quello che è il rapporto tra soggetti sintomatici piuttosto che asintomatici. Il metodo con cui verranno condotti questi studi sarà un metodo solido, robusto epidemiologicamente, statisticamente, considerando le diverse aree del paese che, come avete sentito nella conferenza di venerdì tenuta dal professor Brusaferro e da me, può essere riassunto sostanzialmente in tre aree: quella alto impatto epidemico, per capirci Lombardia, parte dell'Emilia Romagna e Piemonte, altre in cui l'incidenza epidemica è intermedia, altre in cui fortunatamente e grazie alle misure di contenimento l'incidenza epidemica è più bassa. È ovvio che saranno ben sviluppati questi modelli esattamente tenendo in considerazione questo parametro, tenendo in considerazione anche le fasce di età in modo da avere una distribuzione bilanciata, e le informazioni, come ho detto prima, saranno di primaria importanza. Sul contributo dei laboratori universitari si stanno valutando tutte le soluzioni, non c'è assolutamente nessuna preclusione verso alcun tipo di soluzione, tutto quello che sarà strategicamente funzionale e utile per rispondere anche a questo tipo di bisogno sarà certamente considerato e eventualmente impiegato. Grazie. Parto io dall'ultimo e poi lascio la parola al professore. Noi riteniamo che il comportamento che è stato tenuto finora debba essere mantenuto, siamo categorici in questo, non ci deve essere alcun abbassamento della guardia. Se vogliamo sconfiggere il virus dobbiamo stare a casa, dobbiamo evitare le occasioni di contatto, dobbiamo rispettare quelle regole di prudenza che sono state codificate nei provvedimenti del governo. Quindi ringrazio per la domanda perché ci permette di riaffermare con forza l'esigenza di restare a casa. Dobbiamo fare ancora piccoli sacrifici o sacrifici, ma questo ovviamente ci tornerà utile perché ci porterà a uscire, speriamo il prima possibile, dalla situazione in cui siamo. Per il resto lascio la parola al professore. Grazie. Parto anch'io dalla seconda delle sue domande perché è la più importante nella mia personale visione, nel senso che la lettura o l'interpretazione del dato deve essere esattamente opposta al rischio che lei paventava, cioè deve essere una lettura, un'interpretazione motivazionale e di incentivazione, cioè il messaggio forte è: stiamo vedendo i risultati, questi risultati non sarebbero stati minimamente ottenuti senza le misure di contenimento, è una ragione per continuare a fare questi sacrifici. Quanto poi
verranno prolungati è una scelta che spetta ai decisori politici, in particolare al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei Ministri. Certamente ci sarà un prolungamento, l'intervallo, la finestra temporale ci verrà raccontata esattamente dal decisore politico a cui pertiene questa scelta. Sulla questione del picco mi sono già espresso dicendo che non è facile fare una previsione se saranno 5, 7, 10 giorni. Ci sono varie ipotesi. Personalmente preferisco di più considerare e valorizzare il rallentamento nella crescita degli infetti, il rallentamento della pressione sui pronto soccorso o sugli interventi in emergenza sul territorio, ed è questa la ragione per cui vi ho raccontato i dati che il collega della Regione Lombardia ha gentilmente voluto condividere con noi questa mattina e che vi ho trasmesso, e la riduzione del carico della pressione sulle terapie intensive. È fondamentale mantenere le misure, assolutamente importantissimo, soprattutto per prevenire che quel che è sfortunatamente successo nelle regioni maggiormente colpite trovi poi altri setting applicativi o modelli simili in altre regioni. Dobbiamo assolutamente evitarlo, ed ecco perché è così importante essere rigorosi e mantenere stringentemente chiuse le misure che sono state adottate. Poi sull'intervallo temporale, ripeto, la scelta pertiene al decisore politico, però anche qui lo diciamo a chiarissime lettere, è un problema che stiamo già analizzando, discutendone, confrontandoci in ambito di comitato tecnico e scientifico, proprio per dare indicazioni, indirizzi, suggerimenti che possano aiutare queste scelte. E non a caso ho fatto il commento sugli studi di sieroprevalenza, per esempio. Buonasera, Lorenzo De Cicco del Messaggero. In termini percentuali, vedendo sia i dati di oggi che quelli di ieri, i positivi ricoverati, compresi anche il dato delle terapie intensive, sembrano crescere di meno rispetto ai positivi in isolamento a casa. Quello che mi chiedevo era se si poteva interpretare come, diciamo, un segnale incoraggiante anche per i prossimi giorni, o se è cambiata la strategia, cioè si punta di più sull'isolamento domiciliare per i casi non gravi. No, tenderei decisamente a attribuire, come ho già sottolineato, alla prima delle chiavi interpretative che lei suggeriva. Posso chiederle se parla un pochino più forte? La sentiamo un poco. Ormai viviamo con le mascherine. Allora, Angela Capone, per il 24, lei Nardi, Consiglio per l'Economia e Finance, l'IIF, ha avviato una ricerca sulla base dei dati di protezione civile, li analizza tutti i giorni quotidianamente, quindi proprio la curva viene eseguita giorno dopo giorno. E in base a questa analisi, analizzando anche regione per regione, ha ipotizzato che allora parto io stavolta, poi eventualmente il dottor Borrelli opportunamente complementa. Anche qui fare una stima precisa secondo me è un esercizio difficile, e mi faccio usare questo termine
quasi sdrucciolevole, nel senso che si rischia di scivolare e non dare dei dati solidi. Una delle ragioni, certo non l'unica, per cui ogni giorno vengono raccolti tutti questi dati, vengono analizzati, si valuta il trend di crescita piuttosto che la tendenza all'appiattimento delle curve di incremento, esattamente per capire in che direzione stiamo andando. E come ho detto prima, il messaggio forte a questa nazione è che stiamo andando nella direzione giusta e non dobbiamo minimamente cambiare la strategia. Poi è ovvio che non sarà un processo di ritorno alla normalità dal tutto al niente, o meglio dal niente al tutto, sarà un processo graduale, ma l'obiettivo che ognuno di noi ha in testa è quello di riuscire a contenere adesso la situazione, a prevenire il verificarsi di ulteriori focolai epidemici, soprattutto dell'entità che abbiamo visto, e di ripristinare il più possibile un normale stile di vita. Faccio una nota da pediatra, anche qui per non eludere un tema. C'è una riflessione che riguarda i bambini, il fatto che si fa evidentemente fatica a trattenerli in casa, anche perché la bella stagione indubitabilmente induce a uscire, i bambini più di tutti magari hanno voglia di socialità, di gioco con i loro coetanei. Teniamo ben presente queste istanze, appena sarà possibile non ci sia il minimo dubbio che riconsidereremo tutti questi aspetti ed eventualmente queste misure, ma per il momento abbiamo ancora la priorità, anche se la direzione è quella che auspicavamo, di mettere un freno alla situazione epidemica. Da Presutti Report, ho una domanda sulle RSA, le residenze sanitarie assistenziali. Dal numero dei decessi, avete estratto il numero di quante persone morte provenivano dalle RSA o sono morte in RSA, che lei stesso, professor Locatelli, ha definito un possibile volano del contagio? E se non avete questo dato, avete almeno il dato aggregato di quante persone sono morte in RSA tra gennaio e marzo e annetto del virus, e lo stesso dato per l'anno scorso, così da poter fare un confronto? Grazie. Allora, confermo esattamente quello che ho già detto in più di un'occasione, cioè dire che gli anziani sono la popolazione più esposta a eventi fatali, perché largamente più dell'80% dei soggetti che purtroppo hanno perso la vita nel nostro paese per Covid-19 erano dei soggetti ultra settantenni. È chiaro che la vita in una comunità come quella delle RSA favorisce situazioni epidemiche che possono diventare davvero un volano di amplificazione, ed è la ragione per cui si è pagata larga attenzione anche agli operatori sanitari nelle RSA. Qui mi permettete una piccola parentesi, perché ho ringraziato ripetutamente, ovviamente non posso che confermare, infermieri e medici che lavorano in ambito territoriale piuttosto che ospedaliero, che qualche volta hanno pagato con la vita la loro attività e il loro spendersi per i malati. Stasera mi concedete una menzione e un ringraziamento a tutti gli operatori dell'RSA, sia di chi si occupa degli anziani, sia di chi garantisce i servizi essenziali, la preparazione del cibo, la pulizia dei locali, qualsiasi altra cosa che serve in queste realtà.
Al momento il processo, e qui vengo precisamente alla sua domanda, il processo di raccolta dati sulle RSA è in corso, però ricordo, l'ho già fatto ripetutamente, che per esempio nella provincia da cui io origino, cioè in provincia di Bergamo, addirittura più di 600 anziani hanno perso la vita per l'infezione da Covid-19 nell'RSA, e vi garantisco che a tutti noi, per quel che riguarda Bergamo, a me in particolare, questo è un dato che provoca significativo dolore, ed è questa la ragione per cui stiamo concentrando al massimo le attenzioni per tutelare i malati nelle varie regioni italiane. No, al momento no, ma si stanno raccogliendo. Buonasera, Giorgia Sodoro, ADN Cronos. È stata firmata un'ordinanza con 400 milioni di euro per i buoni spesa, appunto, per le persone in difficoltà. Già ieri alcuni sindaci hanno detto che questi soldi probabilmente sono insufficienti e che possono bastare per 2 settimane. Volevo capire da questo punto di vista se c'è qualcos'altro allo studio e come vi state muovendo. Sì, questa ordinanza, come sapete, è stata una misura che è stata adottata e sabato sera annunciata dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Economia. È un'ordinanza che serve per garantire la liquidità immediata ai comuni, quindi è un primo stanziamento di una somma che è stata ripartita ai comuni secondo la percentuale di popolazione in rapporto tra il reddito pro capite e il reddito complessivo. È una somma che è stata già resa disponibile ai comuni, perché oggi il Ministero dell'Interno ha effettuato materialmente il trasferimento, e sarà utilizzata sia per l'erogazione di buoni spesa o per l'acquisto di derrate alimentari da parte dei comuni da dare alle popolazioni che ne hanno più bisogno. In questo percorso io voglio ringraziare tutti i sindaci e le strutture comunali, in particolare quelle dei servizi sociali, che normalmente si preoccupano di chi ha più bisogno e potranno essere affiancate in questa circostanza dai volontari di protezione civile, dai volontari del terzo settore, dai giovani del servizio civile che sono già nelle istituzioni comunali. Quindi si tratta di un primo stanziamento. Voglio anche ricordare che però stanno arrivando gli ulteriori fondi, sono arrivati gli ulteriori fondi che devono essere trasferiti, arriveranno anche le misure straordinarie adottate dal governo per quanto riguarda la cassa integrazione e le altre misure che sono previste arrivare nel giro di pochi giorni. Quindi perché insieme ai numeri delle ultime 24 ore non ci date anche il dato settimanale a scorrimento, cioè la somma dei 7 giorni precedenti rispetto alla data odierna? Allora, noi questi dati li abbiamo, anche una tabella che ci riporta il totale, in questo caso del dato nazionale, nel quale possiamo dire che dal 20 di marzo oggi siamo passati da, come sapete, totale di 42.000 positivi a 75.000, ma quello che è interessante è la percentuale di incremento rispetto al giorno successivo. Noi siamo passati da un incremento del 11% rispetto al giorno precedente, è un incremento di oggi del 2% rispetto al giorno precedente. È un continuo calare di questa cifra, inizialmente a 2 cifre e poi a 1 sola cifra, man mano sta calando. Ma questo per noi sono dati statistici che non rilevano, anzi, come dicevamo prima, ci confortano nel dire che le misure che sono state adottate sono le misure corrette, che noi dobbiamo
continuare ad adottare e più saremo bravi nel mantenere le misure di contenimento, più questi numeri caleranno il prima possibile. Quindi ci auguriamo che tutti quanti si possa continuare con rinnovato vigore, maggiore impegno nel rispettare le misure. Ed è per questo che noi facciamo continuamente appello ai corretti comportamenti, altrimenti riparte tutta quanta la diffusione e il contagio del virus. Allora, grazie per la domanda, il dottor Borrelli le ha già risposto in maniera assolutamente compiuta e perfetta. Sottolineo solo, per esempio, che esattamente nella linea che lei citava, per esempio, la percentuale di incremento dei ricoverati negli ultimi 4 giorni ha fatto 5%, 2%, 3%, 1% oggi. La percentuale dei totali positivi ha fatto un incremento 4 giorni fa del 7%, 5%, 5%, 1%. Ecco perché prima parlavo di un trend, ma lei fa benissimo a sottolineare l'opportunità di guardare sempre un intervallo temporale di qualche giorno proprio per evitare quelli che potremmo definire degli outlier legati alla singola giornata. Ultima domanda, Claudio. Sì, buonasera. Sono Claudio Fifani di Sermi, una domanda per il commissario Borrelli e una per il professore, velocissima. Commissario, chiedo, il famoso decreto Cura Italia che è al Senato adesso ha 1700 emendamenti, che cosa vuol dire, vuol dire a questo proposito? Sono troppi, perché c'è da correggere? La seconda domanda è questa, cioè, ci siamo tutti concentrati su questa formula, è uguale meno uno. Io volevo chiedere, oggi, dopo questi dati che avete dato, senza ripeterli, a quanto è il fattore R con zero, a che punto è? E siccome è diverso in 3 zone di questo paese, come avete detto, se immaginate per Pasqua, perché la domanda che aleggia ovunque, la Pasqua, voi potete immaginare, poiché il contagio è diverso, una timida apertura scaglionata nelle diverse zone del paese? Grazie. Allora, parto prima dagli emendamenti al DL Cur Italia. Personalmente ritengo che questo sia questa emergenza, l'emergenza degli ultimi anni e dell'ultimo 100 anni. Se ci mettiamo, io vedo solo la Grande Guerra come un momento in cui il Paese ha avuto una crisi così come quella oggi la stiamo avendo sotto il profilo sanitario. È del tutto evidente che i singoli parlamentari e le forze politiche vogliano migliorare e abbiano idea di migliorare il provvedimento. Sono convinto che la politica farà il suo corso, ci saranno gli strumenti per avere poi il prodotto finale che sarà il testo convertito, quindi sotto questo profilo è normale, rientra a mio giudizio nella dialettica politica quella di voler migliorare un provvedimento. Quindi non sono propri. Allora, secondo me, a mio giudizio, sono... Allora, io su questo tema non ho letto notizie, quindi le dico la mia. È chiaro che un numero di emendamenti costringe il Parlamento a lavorare, ma il nostro Parlamento è abituato a lavorare e ha anche meccanismi per fare velocemente. Quello che mi auguro è che il provvedimento arrivi alla fine il più presto possibile. Nel frattempo noi abbiamo un provvedimento che è il decreto legge che stiamo tutti quanti attuando e rispettando. Allora vengo alla sua domanda. I dati che avevamo li abbiamo condivisi, una stima puntuale di oggi dell'R con zero non c'è, ma le dico che tutte le valutazioni, tutti i modelli di valutazione di cambiamento dell'indice di contagiosità, il famoso R con zero, mostrano una chiara riduzione, un declino che porta esattamente nella direzione del valore di 1.
E in questo senso non ancora, perché manca ancora la valutazione degli ultimi giorni, ma la direzione è esattamente quella. E soprattutto è importante sottolineare come poi sarà importante anche attivare di nuovo e con maggiore attenzione tutte quelle politiche di responsabilità individuale, di contact tracing, per scendere anche sotto questo valore. Questa è una decisione che spetta alla politica, in particolare alla Presidenza del Consiglio e al Consiglio dei Ministri. Io, se mi chiede una mia personale opinione, credo che sia ancora il tempo di mantenere stringenti le misure. Appena dopo Pasqua ne riparliamo, ma è, e lo sottolineo a chiarissime lettere, la posizione di un medico e non certo di un politico a cui pertengono queste scelte. Allora chiudiamo qui, grazie a tutti, buonasera.